Benvenuti a tutti i presenti. Oggi voglio parlarvi di quanto l'esercizio fisico sia un toccasana sia per il corpo che per la mente. Il detto che contraddistingue più di tutti una mente e un corpo allenato è mens sana in corpore sano. Partiamo da questo presupposto. È vero che c'è bisogno di un allenamento costante per costruire una struttura sinaptica elastica che favorisca apprendimento e memorizzazione, ma è anche vero che il cervello necessita di un corpo allenato adeguatamente per ottenere una serie di effetti biochimici a cascata. È ormai dimostrato che l'allenamento aerobico e anaerobico favoriscono nettamente dei vantaggi cerebrali sia sul breve che sul lungo periodo. Nel breve, l'esercizio fisico aumenta il battito cardiaco, favorendo una diminuzione dello stress, incoraggiando così il rilascio di molecole salutari per il benessere psicofisico. È considerato quindi altamente antidepressivo. Menzionando alcune delle molecole principali rilasciate, abbiamo le beta-endorfine, che sono per l'appunto degli oppiacei, abbiamo il rilascio di feniletilammina, che è appunto uno stimolante, ed il rilascio dell'anandamide, ovvero un cannabinoide. Sul lungo periodo però l'esercizio fisico regala alla mente il meglio di sé. Si è riscontrato infatti che un esercizio fisico costante tutti i giorni migliori la capacità della memoria operativa, della memoria spaziale e della memoria dichiarativa. Si è dimostrato inoltre che migliori la capacità di attenzione e la flessibilità cognitiva, che viene definita oggi come multitasking, ovvero la capacità di riuscire a fare più cose. È stato dimostrato inoltre che l'esercizio fisico, in risposta alle spinte evolutive che hanno portato appunto allo sviluppo dell'Homo sapiens, sviluppando il corpo e la sua mente, contribuisce alla plasticità cerebrale e la crescita e la sopravvivenza dei neuroni. Secondo molti studiosi, inoltre, si sospetta che l'esercizio fisico abbia contribuito allo sviluppo di maggior massa cerebrale e allo sviluppo soprattutto della corteccia, migliorando così progressivamente anche lo sviluppo delle funzioni cognitive. Quindi, alla luce di questo, possiamo capire quanto il corpo e la mente siano legati indissolubilmente. Una corretta alimentazione, un sonno regolare e un costante esercizio fisico rappresentano quindi i tre requisiti fondamentali per il normale svolgimento delle funzioni del nostro encefalo. Chiaramente, l'approccio al cibo e allo sport varia da paese a paese ed è in continua evoluzione di anno in anno. Alcune delle raccomandazioni che possono tornarci utili sono le seguenti. Cominciando dall'aspetto alimentare, tenere una dieta varia e bilanciata, consumare carboidrati di qualità, poiché il fabbisogno di glucosio è importante sia per il corpo che per la mente. Importanza del consumo di omega 3, di cui già parlato precedentemente in un altro video. Occorre bere molta acqua, così da avere una corretta idratazione sia per il nostro encefalo che per il nostro corpo. Ergo, una corretta alimentazione influisce positivamente sulla nostra memoria e sulla corretta omeostasi del nostro SNC. Passiamo ora alle raccomandazioni sul sonno. Dormire una media di almeno 7-8 ore per notte. Se si hanno problemi ad addormentarsi, è importante non esporsi a delle luci dirette molto forti e soprattutto cercare di dormire sempre alla stessa ora, così da poter rispettare il nostro ritmo circadiano. Evitare cene troppo abbondanti, sigarette, alcol, caffè, tutto quello che può influenzare negativamente il nostro riposo. Assicurarsi invece di avere un buon materasso, garantirsi inoltre una situazione di buio totale e silenzio più che assoluto. Se si riesce, un ottimo incentivo per il sonno può essere anche quello di fare un riposino di almeno 20 minuti a metà giornata per trarre notevoli benefici sull'aspetto cognitivo. Un sonno regolare, quindi, garantisce il consolidamento delle memorie, ripulisce il cervello dalle tossine e di conseguenza non può essere trascurato a lungo. Sostanzialmente il sonno è basilare sia per il corretto funzionamento del corpo che della mente. Venendo alle raccomandazioni sull'esercizio fisico, cercare di allenarsi e di muoversi per almeno mezz'ora al giorno tutti i giorni, cercando di cumulare almeno 2 ore e mezza a 3 ore settimanali. Ad esempio, camminare ad un passo veloce e costante può essere sufficiente, ma è ideale se si riesce ad integrare con delle altre attività, come ad esempio esercizio anaerobico, quindi allenamento con i pesi, nuoto, canottaggio e altre attività che possono essere leggermente più pesanti. Soprattutto l'esercizio aerobico viene considerato sul lungo periodo un fortissimo antidepressivo e nel breve viene considerato invece un euforizzante. L'esercizio aerobico aumenta il battito cardiaco e di conseguenza si riesce ad ossigenare molto meglio il nostro encefalo. L'esercizio fisico inoltre influenza il sonno e di conseguenza la nostra salute mentale. Seguendo queste giuste raccomandazioni si riuscirà ad avere una vita attiva e salutare. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi aspetto nei prossimi video.